Io vi raccomando, è di vivere la vostra vita coscienziosamente. Cosa vuol dire coscienziosamente? Attentamente. Le cose che fate, fatele diventare esperienza spirituale. E come potete farlo diventare? Evitando di far cose superficiali. E anche le cose apparentemente banali e superficiali che sarete costretti a fare nel corso dell'esistenza, trasformatele in un'esperienza di tipo spirituale, cioè meditate sulla cosa elementare, meditate con forza, collegatela con la vostra vita, giudicatela, è una cosa inutile, è una cosa utile, a chi fa bene, a me, agli altri, oppure non fa bene a nessuno, oppure fa bene a tutta la società, oppure sarebbe meglio che andasse eliminata. Se voi giudicate le vostre azioni, se voi giudicate la vita, le cose che fate e le giudicate veramente, queste diventeranno esperienze e passeranno nello spirito. Ma se voi vivete la vostra vita senza pensarci, con superficialità, buttandola via momento per momento, vedete, ci sono esperienze che sembrano banali, ma che sono esperienze utili per lo spirito. Pensate com'è importante per lo spirito il momento in cui vi addormentate e il momento in cui vi svegliate, il momento in cui analizzate i vostri sogni, il momento in cui vi tagliate una mano, vi esce del sangue e vi mettete a meditare su questo vostro sangue con essenza di vita, nel momento in cui capita la morte di qualcuno e voi vi osservate il corpo in disfacimento e voi meditate sulla caducità della vita e collegate questo con la vostra esistenza e collegate questo col principio dello spirito. Rendere attenta la vostra esistenza. Perché siete venuti, miei cari fratelli, proprio per guardare con attenzione il mondo, altrimenti sareste rimasti da questa parte, ve lo assicuro io. Perché anche da questa parte si può osservare il mondo, ma non come lo potete osservare attraverso un corpo. Attraverso un corpo lo potete osservare meglio. Il vostro spirito sta studiando la materia. Offritegli l'occasione, dunque, aumentate le occasioni. E allora il vostro spirito si arricchirà veramente della pienezza dell'esperienza. Non vivete alla giornata, ma fate un programma. Programmate la vostra esistenza. E se non potete programmarla dal punto di vista sociale, perché ormai l'avete fatta una parte della vostra vita e non potete cambiare, perlomeno rileggete i vostri programmi, le vostre aspirazioni, i vostri bisogni. Consultatevi con voi stessi, ma siete capaci di parlare con voi stessi? Veramente, mettere a nudo con coraggio, di parlarne con i vostri cari, con le persone che reputate di amare e loro reputano di amare voi. Mettete a nudo la vostra esistenza, aiutatevi fra di voi se potete, a scambiarvi esperienza, a consigliarvi, a stimolarvi. Cercate di vivere in funzione dello spirito, utilizzate la materia, fatevi furbi. Voi siete spiriti, fratelli miei, esseri come me. Avete l'occasione di vivere in terra, fatevi furbi. Non abbiate troppi scrupoli per la materia. La materia non è niente. La materia non ha una funzione universale. La materia non ha intelligenza. La materia non è spirito creato da Dio. Sfruttate la terra finché potete. Siete venuti per questo in terra. Abbiate il coraggio di capirlo, di ammetterlo. Programmate la vita che vi resta per utilità a voi e a quelli che condividono il vostro programma, la vostra idea, in maniera da ritornarvene qui con qualcosa in più e di più autentico e di più bello.